Per spiegarvi quale sia oggi il rapporto esistente tra scuola e impresa, siamo andati a vedere l'evento che la CNA Federmoda Abruzzo ha organizzato a Chieti. Gli obiettivi sono diversi. Innanzitutto, come associazione e quella di categoria, è quella di mantenere sempre alti i riflettori rispetto alle problematiche dell'impresa che conseguentemente poi hanno ripercussioni negative sia nel contesto sociale che ed economico. Un altro obiettivo però è anche quello di porsi in maniera propositiva e quindi aprire un confronto con le istituzioni e con i nostri rappresentanti politici per provare a tracciare insieme in maniera condivisa anche uno scenario per la nostra regione da qui ai prossimi anni. E poi credo anche un altro elemento molto importante che a volte si sottovaluta nonostante la retorica che si fa è quella di mettere proprio a contatto le scuole con le imprese. Le scuole devono formare innanzitutto cittadini, però sappiamo anche che è il preludio poi al mercato del lavoro e quindi è importante che anche la scuola e quindi gli studenti comprendano quelle che sono le esigenze del mercato e delle imprese. La strada per una comunicazione condivisa ed un linguaggio efficiente tra i due mondi ha avuto inizio, ma siamo ancora ad uno stato primordiale. Questa iniziativa è importante per la Regione Abruzzo, ma anche per i ragazzi che hanno partecipato a questi laboratori. È importante che i ragazzi usciti dalle scuole non si sentano senza bussola in qualche modo, ed è interessante ed è importante che le scuole li formino in maniera corretta in base alle reali esigenze lavorative, reali esigenze professionali che sono poi all'esterno delle scuole, quindi è necessario che si facciano sempre di più progetti mirati all'interno delle scuole che sappiano coniugare la formazione e il mondo del lavoro. Noi abbiamo in Regione Abruzzo, grazie a Italia Lavoro, portato avanti il progetto Fixto, ma abbiamo portato avanti delle botteghe scuole, ma porteremo avanti molti altri progetti che avranno a che fare soprattutto con gli istituti professionali. E come dire, grazie anche per esempio al PON Istruzione, che sarà un fondo dedicato proprio all'istruzione e in particolare alle scuole professionali, grazie anche al PON Istruzione avremo anche dei fondi da poter utilizzare per questo. Abbiamo anche compreso che le piccole imprese della moda abruzzese soffrono la loro dimensione. Per questo oggi si uniscono. Così tante piccole aziende diventeranno una grande impresa. Colo è un'iniziativa regionale che però deriva da una direttiva europea che prevede che imprese che abbiano la stessa omogeneità di settore si associno e affrontino il tema dell'innovazione insieme, che è un tema che al di là dell'innovazione di prodotto va nella direzione dell'innovazione di metodo e soprattutto di metodo operativo nei confronti del mercato. Alle piccole imprese del settore tessile, quelle fatte dalla tradizione consolidata, ma oggi più che mai anche dell'innovazione, mancano giovani formati per il mondo vero dell'impresa, che vadano a colmare la deficienza in una specifica competenza settoriale. Le imprese in questo momento non hanno le capacità per assorbire nuove assunzioni di giovani all'interno delle imprese e soprattutto hanno una grande difficoltà quando li assumono, hanno un percorso formativo da realizzare su di loro che ha praticamente è tutto a spese dell'azienda. E questo è il grosso problema in questo momento. C'è necessità di creare la relazione. La relazione passa anche attraverso i poli, perché i poli sono una fonte di recupero di informazioni e di formazione per la stessa impresa. Insomma, c'è ancora troppa distanza tra sapere e saper fare. Auspicando una ripresa che speriamo ci sia presto, avremo bisogno delle professionalità e rischiamo, causa anche questi lunghi anni di crisi, di non avere più le professionalità che necessitano per realizzare i manufatti che noi siamo in grado di fare. Quindi c'è bisogno di un cambio generazionale, di un ricambio, e per questo c'è bisogno delle nuove leve, quindi di formazione, ci sono anche delle nuove
tecnologie che si affacciano, che ci sono da supporto nel nostro lavoro, e quindi benvengano i giovani, e quindi da qui nasce l'esigenza di avere questo rapporto e questa interrelazione con le scuole. Ma in questo filologico di crescita un ruolo importante riveste l'ente regionale, in cui però il parametro tempo per un'esatta realizzazione del progetto impresa non trova mai un suo limite definitivo. Noi dobbiamo aiutare quelle imprese che si collocano sulla fascia alta, elevata della produzione, quelle imprese cioè che utilizzano la grande professionalità, che hanno un marchio nuovo, che hanno stilisti capaci, che sanno produrre, e in Abruzzo ce ne abbiamo tanti, quelli dobbiamo aiutare. Siccome in gran parte sono piccole imprese, anche microimprese, li dobbiamo aiutare a mettersi insieme, premiare quelli che si mettono insieme, il polo d'altra parte a questo serve, e aiutarli a stare sul mercato vero, che oggi è il mercato internazionale. Bisogna proprio riorganizzare non solo le procedure, anche quelle, ma soprattutto riorganizzare le capoce di tutti noi, perché questa idea che c'è un tempo separato, cioè il tempo degli esseri umani che lavorano, che producono, che inventano, e il tempo della burocrazia, che sembrano lavorare con orologi diversi, è uno dei grandi problemi dell'Italia. Questo voi avete sentito più spesso dire il presidente D'Alfonso, che su questo si gioca tutto, diciamo. Tra farlo, tra annunciarlo e poi farlo non è così semplice, ma vi prego di crederci che ce la stiamo mettendo tutta. L'associazione di categoria tende a rappresentare gli interessi del tessuto produttivo, poi ci distinguiamo dal fatto di creare anche delle azioni mirate per singoli settori, quindi questo avviene anche per il comparto moda, racchiudersi appunto nell'Unione Federmoda. La cosa interessante è che in questi anni c'è stata una moria anche di imprese del settore moda che appunto hanno chiuso, ma nonostante tutto, questo lo dico in maniera veramente forte e convinta perché ci sono dati che ci supportano in tal senso, continuiamo ad avere comunque imprese molto interessanti, anche imprese di piccole dimensioni che però hanno avuto quella capacità di guardare oltre e quindi di innovare per tempo e fare anche per tempo i giusti investimenti. C'è un gap di dialogo tra scuola e impresa da colmare, ma con piccoli e evidenti passi qualcosa sta accadendo. Visionari è un progetto nato 2 anni fa insieme a Valerio Amici e Andrea Sanamex Reio. È un progetto che va a fondere la scuola con l'impresa. È un progetto formativo, è 2 anni che lo portiamo avanti anche grazie alle partnership con il Polo della Moda, la Camera di Commercio di Pescara e vari enti abruzzesi e nazionali. È un progetto che comunque cerca di dare spazio ai nuovi stilisti. La cosa più importante per noi è, come diceva l'assessore Lolli, il Made in Italy è la terza parola più cercata sul web, e per noi è fondamentale, per noi è criterio di qualità, ma soprattutto è criterio di esportazione del nostro prodotto. E quindi abbiamo creato questo progetto per il brand Taschino e piano piano siamo cresciuti. Questa è la seconda edizione, abbiamo avuto anche un grande riscontro al Pitti Immagine Uomo di quest'anno e saremo dal 16 febbraio a Tokyo sempre col brand Taschino e con il progetto Visionari. È semplice comprendere come la volontà debba venire dal basso, dalle imprese, e che di voglia di resistere e di andare avanti ce n'è ancora. Un verbo propositivo, direi, è quello di osare, in generale per chi si spinge verso nuove esperienze, in particolar modo questo è un augurio che voglio fare quindi agli studenti che presto usciranno da scuola, è quello proprio di osare, in particolar modo lo dico a tutti coloro che vogliono lavorare nell'ambito della moda, dove la creatività è sicuramente un elemento essenziale per aspirare a qualcosa di
di bello quantomeno, o meglio ancora di grande. Una cosa che mi sento di dire alle imprese è veramente di aggregarsi, ci sono varie modalità, dai poli, dai contratti di rete, anche l'associazione è una modalità per stare insieme e questo è veramente fondamentale. Io ne uso uno solo, la positività. Ho visitato alcune scuole che sono intervenute a questo convegno e ne sono rimasto entusiasta perché ho visto un quadro positivo, dinamico, e quindi mi lascia molto ben sperare perché i giovani hanno molta grinta, hanno molta voglia, hanno determinazione e quindi si lasciano prendere dallo sconforto come a volte capita a noi che stiamo affrontando queste difficoltà. Un verbo raccontarsi, ed è il verbo che secondo me dovrebbe rappresentare la consapevolezza dell'essere azienda, sapere e conoscere quali sono le potenzialità, saperle raccontare al mondo perché il mondo aspetta di conoscerle ed è proprio attraverso la conoscenza di questo racconto che poi le imprese possono vendersi meglio al mercato internazionale. Essere. Ovvero essere quello che siamo, perché secondo me ognuno di noi deve esprimere quello che è e deve cercare di dare il massimo per arrivare all'obiettivo che si è prefissato, che si è preposto, anche perché i sogni sono fatti, come dice un noto filosofo, per essere realizzati.